Caratteristica del Buonarroti è quella di avere una particolarità. Particolarità che riguarda sostanzialmente la didattica, il modo di porsi nei confronti dello studente e nei confronti del territorio. Il Buonarroti è una scuola capace di ascoltare, è una scuola attenta ai bisogni delle persone, è una scuola che in qualche modo cerca dalla sua fondazione, quindi dal 1974, in percorsi anche diversi, quali possono essere le sperimentazioni, di portare avanti però una sua fisionomia. Lo studente è al centro dell'interesse di tutti, i docenti sono in dialogo, l'innovazione viene concepita non solo come applicazione della tecnologie, questa è stata la scuola che fin dagli anni 70 ha fatto intervenire la informatica, prima scuola in tutta la provincia, come disciplina, ma dicevo non soltanto per questo uso di una disciplina tecnica, ma perché le tecnologie sono finalizzate a essere strumenti innovativi all'interno di una didattica che, se non è però innovativa e se non sta al passo col tempi anche riguardo alle competenze che gli studenti devono avere, i contenuti che gli studenti devono avere, è una didattica chiaramente che non assolve del tutto il suo ruolo. Quindi, se vogliamo riassumere in niente, in poco, quello che è la funzione che ha assolto questa scuola è stato quello di avere una funzione di riuscire a catalizzare l'attenzione di gruppi di docenti, di gruppi di famiglie anche, di studenti, su quelli che sono gli aspetti di una scuola che possa essere al passo coi tempi, era al passo nel 74 e oggi deve essere al passo con la situazione che viviamo. Non a caso il motto della scuola, imparare per imparare, cioè impariamo a imparare, non è altro che una competenza europea che l'Europa ha poi opportunamente, diciamo, copiato dal Buonarroti, anche se questo poi non è del tutto vero, e deriva da questo tentativo di ricercare sempre un apprendimento individualizzato e un apprendimento che sia capace di creare effettivamente interesse, possibilità di dinamicità e possa cogliere quegli obiettivi che sono in evoluzione nella società. Io mi chiamo Christopher Auma Marzi, sono il rappresentante degli studenti del liceo scientifico statale Buonarroti di Pisa. Frequento la quarta al liceo e in realtà una delle domande che ci pongono ai rappresentanti degli studenti, non soltanto a me, è cosa abbiamo intenzione di fare per questa scuola qua. Come idee, giustamente da giovani rivoluzionari del tempo, eravamo pieni di idee, di innovazioni e di progetti inerenti a questa struttura. Soltanto che, essendo entrato quest'anno all'interno del Consiglio d'Istituto, sono venuto a conoscenza della realtà, della verità che affligge questa scuola e che purtroppo in questi 5 anni in cui io sono stato presente hanno speso veramente molti, molti soldi senza però magari vederne troppo il resoconto, il risultato. Però comunque sia, cioè, non posso negare di essermi trovato in maniera, cioè, idilliaca con i rapporti tra gli studenti e il personale, sia dirigenti che custodi, dall'inizio alla fine, e mi sono sempre trovato perfettamente, tanto che continuo a consigliarlo sia familiari, amici e quant'altro, perché come magari si poteva pensare un tempo, ormai è un liceo ben formato e che, se magari non ha portato avanti i progetti che aveva iniziato a suo tempo, ovvero negli anni 70, negli anni 80, ha
un approccio con gli studenti che è diverso da tutte le altre scuole di Pisa, secondo me, e che questo lo fa distinguere, pur avendo la struttura che è. E l'importante credo che sia l'animo sia degli studenti che dei professori che ci vivono. Sicuramente rispetto agli altri licei qua si nota comunque più collaborazione con i professori e più anche ascolto da parte dei professori verso i ragazzi. Siamo contenti di essere stati a questa festa, a questo compleanno della scuola del liceo Buonarroti, perché ovviamente al di là delle mie motivazioni personali che mi legano a quella che è stata la mia scuola, e siamo, diciamo, è stato il posto in cui l'associazione, in cui fare spazio ai giovani è nata, proprio con la gestione della biblioteca. E è proprio su questo che mi è stato chiesto di intervenire, perché è uno strumento didattico importantissimo per uno spazio che dalla sua nascita si è subito posto come innovativo e luogo di sperimentazione e di integrazione tra i vari stimoli, le varie discipline, che però non si fermasse alla semplice materia da studiare, ma vedesse un po' tutte le sfaccettature di quelli che possono essere gli interessi di una persona, di un ragazzo. E lo studente è stato sempre al centro, quindi per noi è stato naturale 4 anni fa, quando abbiamo deciso di fondare l'associazione, visto che il nostro scopo, la nostra mission era proprio quella di riaffermare la centralità dei ragazzi nelle politiche giovanili, è stata la scelta più naturale, più ovvia, di incominciare proprio riattivando la biblioteca del liceo Buonarroti.